Oggi purtroppo è il giorno dopo di un attentato, sapete che la trasmissione è registrata e praticamente ieri sera, a tarda sera, a Parigi c'è stato un attentato abbastanza pesante e vogliamo iniziare questa puntata con violenza e intolleranza. Espulsione a prescindere, che è questo cartello, perché chiaramente da chiunque venga fatta non può essere accettata. Buongiorno Nicola Brugiolo, buonasera. Ecco, Buongiorno a lei e a quelli che ci stanno guardando. prima si stava discutendo con Nicola Brugiolo che è un ospite fisso e quindi è sempre qui presente con noi, quindi Con immancabile, piacere, con con piacere piacere. immancabile. Adesso le voglio fare una domanda a bruciapelo. Lei cosa pensa di quello che è successo ieri sera? Perché è un argomento che penso abbia un giusto peso in questa trasmissione. Ma penso che adesso non bisogna, cioè, non bisogna aumentare e non bisogna concentrarsi soprattutto sull'intolleranza verso tutti gli altri dopo quello che è successo. Penso che questo qua sia il risultato anche di politiche mondiali, europee, quando si è voluto per forza portare la democrazia Ecco, eliminando. le preciso, quando noi parliamo di intolleranza, no? Perché lei ha parlato di intolleranza, intendiamo l'intolleranza come concetto di integralismo, cioè la gente che si pone davanti ad altri soggetti senza accettare la realtà di chi è davanti e quindi è intollerante a realtà diverse dalla sua. Quindi l'intolleranza e l'integralismo praticamente produce quello che abbiamo visto a Parigi ieri sera, perché se si adeguassero, se fossero più tolleranti, la via del dialogo è sicuramente un'ottima alternativa rispetto che a spararsi col Kalashnikov o Certo, no. ma Ecco. bisogna essere anche coscienti, Alberto, che ci sono delle culture che hanno una parte, diciamo, religiosa che culturale, che non è compresa la tolleranza. Cioè, ci sono determinate persone che di tollerare gli altri non gli interessa, non gli è concepito, non gli è permesso. Questo qua è il risultato di ciò, quando poi per forza si vuole andare a integrare delle persone che di integrare non ne hanno assolutamente voglia e non ne hanno neanche la capacità culturale, questo è quello che va a succedere. Ecco, fra un po', Nicola avremo ospite con noi, Gianluca Salviato, che, magari ci potrà dare qualche, diciamo, suo parere, qualche sua, sensazione su questo fatto. Però, allora io ti chiedo, a questo punto Alfano cosa ci dirà oggi? Che deve trovarsi per far qualcosa, visto che dobbiamo essere tolleranti. Beh, Alberto, Alfano cosa potrà dire? Dirà qualcosa? Sai che io non ho molta stima, voglio dire, di determinate. Dirà la sua, dirà qualcosa di populista, dirà, ho visto già varie dichiarazioni dei nostri leader politici, sia di destra che di Fra un sinistra. po' abbiamo al Vaticano un grandissimo evento, no? E Il quindi, cioè, e quindi giubileo. Alfano ha un ruolo Sì, importante. dirà che in Italia siamo preparatissimi contro il terrorismo, che non ci attaccherà nessuno, darà sicurezza, ma bisogna uscire dall'ottica che questi gruppi come l'ISIS e anche altri gruppi non sono quattro pecorai lì, che sono forze che hanno un'intelligenza, che hanno un sistema, che hanno un potere economico, ma chiediamoci poi queste armi dove le trovano. Chi gliele vende? Noi siamo un grosso, anche l'Italia stessa è un grosso produttore di Certamente, armi, credo sia certamente. il terzo, cioè Indubbiamente. non è che noi produciamo armi e poi ce le teniamo, quindi è anche un po', diciamo, un po' ipocrisia adesso da parte specialmente dei politici italiani, di fare adesso questa tuta manfrina, c'è chi ho visto Salvini fa delle dichiarazioni poi senza conoscere
questi qua non conoscono poi cos'è. Sai che gli antichi romani dicevano che è il popolo che costituisce uno Stato, ma è l'arma che lo difende. Non so se sai, giusto per tornare... Certo, è l'arma che lo difende, ma... Dopo, insomma, non alimentare, secondo me, con la politica della paura non si va da nessuna parte. Bisognerebbe fare delle politiche serie, capire veramente chi sono. Qua in Italia credo anche Alfano fa parte di quei politici, come ti dicevo prima, che pensano che questi qua siano quattro attempati che partano e sparano, invece sono gruppi ben organizzati, con un'intelligence, cioè per colpire sette punti in contemporanea su una città come Parigi, devi avere un attimo di intelligence abbastanza forte. Ma infatti parlano di assalto a Parigi, quindi parlano di una guerra che è stata aperta nei confronti della città di Parigi per la seconda volta, perché ricordiamo che nel corso del 2015 questo secondo attentato terroristico che Parigi subisce da parte dell'ISIS. Certo, ma allora a questo punto possiamo dire che abbiamo a che fare con persone molto ben organizzate e molto intelligenti, non sono quattro beduini del deserto che si improvvisano a fare delle azioni, perché finché non usciamo da quest'ottica e pensiamo essere noi in Europa dei geni, e quando parliamo di terrorismo diciamo sempre, dopo che è successo quello di l'ultimo attentato lì a Parigi, si dice, siamo tutti, io ho sentito spesso parlare, siamo preparatissimi, non succederà più niente, staremo... In verità è che nessuno ne sta più capendo niente di questa cosa. Adesso hanno chiuso le frontiere in Francia, ma questi che fanno gli attentati è gente di seconda, terza generazione che conosce molto... Questo non lo sappiamo in questa situazione. Conoscono molto, questi qua conoscevano molto bene Parigi, si sapevano muovere bene, non sono venuti da un posto così a caso. È gente che saranno mesi, forse penso anche più di un anno, che preparano una cosa, un attentato del genere. Non hanno rotto quattro vetrine. Bene. Cari amici, facciamo una breve pausa. Avete capito, la puntata di oggi tratterà di sicurezza, sicurezza nell'alimentazione, sicurezza nella vita civile, sicurezza in generale. Facciamo un breve stacco e fra un po' cominciamo con gli ospiti. A tra poco! Allora, siamo nello studio di Annalisa Rossato, dietista di Olmo di Martellago, per parlare sull'allarme delle carni rosse. Dottoressa Rossato, si sa che già da tempo si sa che comunque mangiare troppa carne rossa può far male. Dopo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa cambia adesso? Sì, la notizia recente dell'OMS in realtà conferma qualcosa che effettivamente già da tempo sapevamo, qualche informazione che noi dietisti effettivamente già da tempo stavamo cercando di diffondere e di promulgare, e cioè che un eccessivo consumo di carni rosse e in particolar modo di carni processate è correlato con un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro. Quindi in realtà è un'informazione che avevamo già da tempo, infatti già nel 2007 il VCRF, che è il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, aveva emanato una serie di linee guida per la prevenzione dei tumori, nel quale era stato dato ampio spazio all'importanza dell'alimentazione. E già lì si consigliava alla popolazione di aumentare nella propria alimentazione il consumo di alimenti di origine vegetale, per cui un aumento del consumo di verdura, di frutta, di cereali preferibilmente integrali, di legumi, e di ridurre invece il consumo degli zuccheri raffinati e appunto nello specifico della carne rossa e delle carni processate. Quindi in realtà possiamo dire che a livello di raccomandazioni per una sana alimentazione poco cambia rispetto, ripeto, a quello che noi dietisti già da tempo stavamo consigliando, e quello che le linee guida per una sana alimentazione già ci dicono, appunto quello di fare un consumo moderato di questo tipo di alimenti. Ma adesso dobbiamo davvero aspettarci di morire di cancro, come sta succedendo?
cioè come le notizie riportano, ecco. Ma allora, quando si danno questo tipo di informazioni, bisogna effettivamente farlo in maniera precisa e accurata, perché l'OMS ci ha dato delle informazioni precise e altrettanto in modo preciso, accurato e dettagliato dobbiamo cercare di diffonderle alla popolazione. Cosa ci dice l'OMS? L'OMS, nello specifico lo IARC, ha elaborato circa 800 studi, revisionato circa 800 studi che ci sono sulla correlazione tra il consumo di questi alimenti, appunto, e il rischio di tumore. Quello che è emerso è, appunto, che un consumo eccessivo di carni rosse e in particolar modo di carni processate. Per carni rosse, anche qui va definito bene, intendiamo le carni di manzo, le carni di vitello, di capretto, di maiale, la carne di agnello, per esempio, quindi la carne da mammifero, mentre le carni processate si intendono le carni conservate, gli insaccati, i salumi, la salsiccia, per esempio, l'hot dog, le carni conservate, appunto. Ecco, un abuso di queste sostanze comporta un aumento del rischio di alcuni tipi di tumore, in particolar modo il tumore del cancro, scusate, il tumore del colon retto e del pancreas e della prostata in misura meno evidente. Quindi questa è l'informazione corretta e precisa. Da questo a dire che se mangiamo carne moriremo tutti di cancro, direi che c'è una bella differenza, quindi non dobbiamo lanciare dei messaggi troppo generici, dare informazioni troppo generiche, altrimenti il rischio è di creare degli allarmismi e di lasciare spazio, direi, a delle interpretazioni che hanno poco a che fare in realtà con la scienza. Quindi possiamo stare tranquilli, tra virgolette. Tranquilli se rispettiamo quello che ci dicono le linee guida per una sana alimentazione, quindi di variare il più possibile la nostra alimentazione basandola su alimenti di origine vegetale, quindi verdura, frutta, cereali integrali, legumi, e variando appunto le fonti proteiche, quindi la carne rossa in maniera limitata, variando con carni bianche, pesce, uova, legumi e latticini. Quante volte a settimana si deve mangiare carne rossa? Allora, lo IARC, appunto, in questa revisione di studi ci dice che questo aumento del rischio di alcuni tipi di tumore c'è per un consumo settimanale superiore a 500 grammi di carne rossa. Ora, mediamente, se noi pensiamo ad una bistecca comune, il peso medio è intorno ai 150 grammi, per cui voi capite che al massimo entro le tre volte alla settimana riusciamo a rimanere in questo tipo di consumo. Quello che noi nutrizionisti da tempo consigliamo è di non consumarla, la carne rossa sto parlando, più di una o due volte a settimana. Quindi non cambia nulla rispetto agli anni in cui ci dicevano di mangiare carni rosse perché aveva problemi di anemia ad adesso. Comunque possiamo continuare a mangiarle tranquillamente, però con consumo moderato. Sì, ricordiamoci che quello che fa la differenza è sempre la quantità e la frequenza del consumo. Si dice, no, è la dose a fare il veleno. La carne continua a contenere delle sostanze che sono importanti per la nostra salute, in particolare alcune proteine, alcuni aminoacidi essenziali, ma anche alcune nutrienti come il ferro, appunto, e la vitamina B12 in particolar modo. Quindi queste sostanze continua a contenerle. Il dato in più, se vogliamo, è legato alla frequenza del consumo di questi alimenti che, se eccessivo, ripeto, comporta un aumento del rischio per alcuni tipi di tumore. Ci sono sempre più queste diete vegane, vegetariane. Cosa ne pensa e cosa consiglia a chi la fa? Allora, direi che la scelta di diventare vegetariani e vegani deve essere ovviamente una scelta del tutto personale, legata a motivazioni che possono essere motivazioni etiche, legate al rispetto della natura, al rispetto degli animali. Per quanto riguarda l'aspetto invece più salutistico, ecco, attualmente non ci sono ancora delle evidenze scientifiche tali da poter consigliare a tutti indistintamente di passare a una dieta di questo tipo. Ci sono sicuramente delle evidenze scientifiche che ci dicono che un'alimentazione ricca in vegetali comporta dei notevoli benefici per la nostra salute,
Ma dobbiamo anche dire che, ecco, questa è una cosa per me molto importante, improvvisarsi vegetariani o vegani può essere anche pericoloso, perché ricorrere al fai da te e improvvisare una dieta vegetariana e vegana senza farsi seguire da un professionista, un nutrizionista, un dietista, può essere pericoloso, perché si può incorrere in delle carenze nutrizionali, in degli squilibri nutrizionali importanti. Per cui se si opera questa scelta di passare a questo tipo di alimentazione, è importante farsi seguire per impostare un po' un piano corretto. Quindi sicuramente ci sono dei benefici che possono derivare da un tipo di dieta prevalentemente vegetale, ma ripeto, da questo a consigliarla appositamente a tutti direi che passa un po' di differenza. In ogni caso è sempre bene dare dei consigli alimentari mirati e personalizzati alla persona in base alla sua storia e alla sua situazione clinica. Cosa cambia in una persona che improvvisamente dall'oggi al domani decide di non mangiare più carne? Può essere fatto oppure ci dovrebbe essere un cambiamento che avviene in modo graduale? Allora, sicuramente va fatto con criterio. Eliminare la carne, comunque si mantengono altri alimenti di origine animale, direi che non è un grosso problema, perché comunque se decido di eliminare magari la carne rossa ma continuo a consumare o carni bianche o comunque pesce, uova, latte e derivati, sto comunque assumendo degli alimenti di origine animale, per cui comunque seguendo le linee guida per una sana alimentazione non creo grossi danni per il mio organismo. Diverso invece se elimino qualsiasi forma di alimento di origine animale. Ecco, lì bisogna farlo con un'attenzione maggiore, perché appunto il rischio è altrimenti di incorrere in alcune carenze, in particolar modo pensiamo alla carenza di ferro e di alcune vitamine importanti come la vitamina B12, che è quest'ultima contenuta solamente negli alimenti di origine animale. Bentornati amici del Faro, siamo qui ritornati in studio, stiamo parlando di sicurezza, stiamo parlando anche di sicurezza in termini economici. Abbiamo ospitato qui con noi Stefano Baldo, buonasera signor Stefano Baldo. Buonasera. Che è un imprenditore che è stato intervistato da Luigi Spatalino, come avrete visto nelle preview andate in corso nell'ultima settimana. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti quanti gli amici del Faro. Ecco, e oggi parliamo di un imprenditore vessato dalle banche. La storia ci è arrivata quando il signor Stefano Baldo mi ha scritto sul Messenger, su Facebook, sulla nostra pagina, e voleva raccontare la sua storia. E vorrei, se per cortesia in brevissimo tempo ci può spiegare qual è stato il suo trascorso a livello bancario, perché il problema è quello lì. Diciamo che il problema odierno è che io sono segnalato alle centrali rischi, ma non per mia volontà, perché io sono stato una persona che ha sempre lavorato, un artigiano che ha sempre lavorato in maniera corretta, e che mi sono trovato immischiato in una storia un po' abbastanza grave. Allora, ho avuto sinceramente con le banche, ho avuto disavventure soprattutto con una che ha provveduto a farmi del male, perché ha provveduto a farmi pignoramenti, ha provveduto a fare altre azioni di rivalsa che mi hanno danneggiato. Altre banche, consapevoli e fornita adeguata documentazione, sono state ferme e non mi hanno fatto assolutamente niente. Quanto lunghe sono le procedure per recupero di crediti che ha accumulato nel tempo? Riscontro che purtroppo la giustizia sia un po' lunga. I crediti, quando si tratta di soldi e di trovare chi è, chi è colpevole, bisogna sempre, diventano 5, 6, 7, 8 anni, i crediti restano sempre crediti virtuali, soldi virtuali che non hai. Dopo questa disavventura con le banche che ha avuto, qual è la sua esperienza personale con la giustizia, signor Baldo? La giustizia è lunga, purtroppo la materia dell'usura, anatocismo,
che mi sono trovato ad affrontare, gli interventi della giustizia sono lunghi, cioè l'usura non è, è una cosa brutta e soprattutto chi se ne approfitta non ti chi se ne approfittano e fanno di tutto per farti del male. La giustizia è troppo lunga, il male c'è adesso e più avanti si va, più tirano per le lunghe, più c'è, ci sono problemi. Signor Baldo, che problemi ha avuto con le forze dell'ordine? Le forze dell'ordine, purtroppo, io ho avuto esperienze che un po' negative, perché io penso che una persona, quando ti svuotano i conti correnti senza avvisarti, dopo che sei a conoscenza che le banche ti rubano i soldi perché fanno usura e anatocismo, dopo che fanno quello che vogliono senza neanche avvisarti, la giustizia, se ti inizi a lamentarti, ti vogliono, la giustizia, anche se insisti, ti vogliono far passare per malato. Cioè una persona che subisce, che ti svuotano tutto, e senza neanche un processo si prendono un terzo prende il libero arbitrio di fare quello che vuole, le forze dell'ordine non riescono a interagire con me, perché io non riesco forse a comunicargli cosa sto passando, insomma. Dopo tutta questa vicenda, ha perso la sua credibilità con i fornitori? Il discorso che questa banca ha fatto la segnalazione alla centrale rischi e al CRIF, perché ha fatto ipoteche giudiziarie su immobili di garanti e dei garanti, vuol dire che se prima avevo diritto o spuntavo e avevo i pagamenti a 120 giorni, pagamenti dilazionati, adesso non posso più averli, perché praticamente essendo segnalato alla centrale rischi, mi trovo o che il materiale lo devo pagare subito oppure non me lo danno. Ho perso credibilità, ho litigato con fornitori, non sei più credibile, perché come imprenditore fai molta fatica a fare il lavoro. Fortunatamente il lavoro ce n'è, il problema è queste segnalazioni ingiuste e soprattutto sono segnalazioni dovute a cose che sono successe, che sono documentabili. Che cosa consiglierebbe alla gente che ha la sua stessa difficoltà? Allora, innanzitutto vorrei consigliare di denunciare. Signori miei, dovete per forza iniziare a denunciare, non fatevi prendere dalla vergogna, vi fa bene anche sfogarvi, perché alcune delle persone che si sono suicidate io le conoscevo, sono tutte persone che tengono tutto dentro e purtroppo il non parlare, non affrontare i problemi è una cosa molto pericolosa. Denunciate, fatevi aiutare, chiedete aiuto, perché questa è una guerra che se tutti stanno zitti non si risolve niente, parlandone si può risolvere. Ecco, spieghiamo per gli amici di a casa, quando si è, la sicurezza del credito prevede che quando una persona non onora i propri debiti nei confronti delle banche, viene segnalato affinché terze parti, cioè altre persone che possono concedere credito, quindi altri istituti bancari, leasing o quant'altro, non diano più credito, perché questa persona non è più un buon pagatore, è considerato un cattivo pagatore. In realtà la storia non è proprio così, questa è la tutela che ha posto in essere una banca con cui il signor Stefano Baldo si era affidato per la gestione della sua attività. E invece cosa è successo? È successo che questa banca, da un sistema
diciamo che l'imprenditore a cui l'imprenditore si è rivolto è diventato un nemico che ha in qualche maniera impedito la prosecuzione dell'attività. In sintesi, il signor Stefano Baldo aveva delle esposizioni bancarie normalmente supportate da crediti di fatture, perché lavorava, aveva un'attività che andava bene. Lei, se non ricordo male, mi corregga, fa l'elettricista, quindi fa impianti, lavora con in subappalto, giustamente, no? Se non ho capito male, spesso per opere pubbliche, dove l'appaltante è un ente pubblico. Cosa succede? L'appaltante, come succede spesso, e qui sugli appalti potremmo aprire una pagina infinita di situazioni non chiare. Ricordiamoci che anche il MOSE funzionava con gli appalti, giusto per farvi capire l'ambito. L'ente appaltante ha affidato un lavoro e questo soggetto che ha preso in carico il lavoro a sua volta ha subappaltato a un artigiano, che è il signor Stefano Baldo. Di conseguenza, quando l'ente appaltante, cioè l'ente non paga l'appaltatore, e il subappaltatore a sua volta non viene pagato, anche se ha fatto il suo lavoro correttamente, senza contestazioni. Ora, cosa succede? Il ritardo del pagamento non previsto, anche se viene pianificato, produce che presto o tardi i soldi non ci sono più per pagare gli impegni. E anche le fatture che possono essere presentate in banca per anticipare, perché chiaramente c'è una differenza tra il momento in cui io sostengo il costo e il momento in cui io vado a incassare il credito. Esempio, oggi faccio un lavoro, a fine mese se ho dipendenti li devo pagare, però l'ente con cui io mi sono interfacciato non mi paga a fine mese, ma mi paga a stato avanzamento lavori e a liberatoria. A questo punto non mi fanno la liberatoria, perché tante volte è un sistema che usano gli enti per prolungare i pagamenti, però io i dipendenti li devo pagare. A questo punto mi rivolgo al sistema bancario, anticipo la mia fattura, ho concordato che scade in 30 giorni, l'ente ancora una volta portato all'incasso non mi dà la liberatoria per motivi variegati e talvolta ingiustificati. A questo punto la banca mi dice, dopo un ulteriore mese, no, se non ho capito male, rientra perché è scaduto il tempo che ti avevo concesso il credito. E sul rientra, signor Stefano Baldo, io vorrei capire cosa è successo, cioè nel senso come si sono approcciati al rientro di questi crediti. È veramente che bisognerebbe porsi non solo in attenzione, ma bisognerebbe anche valutare se ci sia una corretta legittimità del sistema in atto. La procedura ha dei costi, tipo il curatore fallimentare, tipo gli avvocati e quant'altro. Questi costi vanno in prededuzione sulla liquidazione dei debiti. Quindi tante volte succede che se anche la massa fallimentare ha un attivo, cioè vale a dire se il fallimento ha un debito di 500.000 euro per ipotesi, però i costi del fallimento incidono per 200.000 euro, ai fornitori, come il signor Stefano Baldo, va una ripartizione dei 300.000 euro. E questo anche se hanno il privilegio, questo penso no, lo sa anche lei. E questa è già una prima fase che giustamente non va bene, perché il signor Stefano Baldo non ha speso in proporzione meno, non è che può essere andato ai propri fornitori e aver detto tipo dipendenti, aveva dipendenti, signor Baldo? Aveva 18. Ecco, non è che può dirgli ti liquido il 30% del TFR o il 30% degli stipendi, glieli deve dare tutti e uno sopra l'altro. A questo punto questa è già una prima azione che giuridicamente viene posta in atto dei nostri amici imprenditori, e che gli crea un gravissimo danno, perché è una sproporzione tra tutela della procedura fallimentare, di questo meccanismo, e tutela del soggetto che si viene a prelevare, ad avvedere minore il proprio credito. Quindi abbiamo questo dislivello, e che è proprio questo che ha anche in parte generato adesso come è situato. Lei ha una centrale rischi, mi ha detto che è segnalato. In questo momento lavora, cosa fa? Allora, in questo momento sto continuando l'attività, ho ancora 8 dipendenti,
certamente non posso più avventurarmi negli appalti da 100.000 euro in su, perché purtroppo, avendo la segnalazione, devo accontentarmi in lavori più piccoli. Quindi da 2 milioni di euro di fatturato ho abbassato il fatturato, sono andato a fare circa 700.000 euro di fatturato, con molta fatica, perché innanzitutto l'azienda era consolidata con dei clienti che praticamente ti davano una garanzia di lavoro. Adesso sono costretto a guardarli tutti con i raggi X, e praticamente non posso accettare certi lavori se devo stare fuori con i soldi, perché le banche non supportano più. Adesso, signor Stefano, ha avuto questo trascorso, penso che problemi ne ha quotidianamente, fin tanto che non riceve le somme che le aspettano. Come vede il suo futuro? Lo vedo un percorso in salita, perché sicuramente non posso fare più quello che facevo prima. Le troppe limitazioni e quant'altro, diciamo, la crisi che marcia sul fatto di della mancanza del lavoro e quant'altro, io sinceramente, siccome sono sempre ho sempre fatto dal piccolo al grande lavoro, io vedo sarà una cosa in salita, ma voglio andarne fuori, perché lavoro ce n'è, i soldi bisogna gestirli, perché non potrò fare più investimenti. Io in salita però ce la faccio. Ecco, allora noi le auguriamo che veramente riesca in primis a ritornare a casa di quello che avanza, perché sicuramente questo le darebbe una certa tranquillità. In secondi, se tenga duro, perché l'Italia ha bisogno di ripartire, e ripartire con imprese che hanno anche subito dei torti, e rilanciarsi anche. Io spero nella giustizia che faccia il suo corso e che i danni che mi hanno fatto vengano riconosciuti. Ma allora parliamo di giustizia, e quindi facciamo un piccolo break, e l'argomento successivo sarà la certezza della pena, l'articolo 52 del codice di procedura penale. Amici del Faro, ben rientrati dallo stacchetto. Siamo qui con Silvia Vitturi, che è una persona, che è la figlia di una persona che è stata rapinata, perché poi introdurrà il tema che stiamo trattando, che è la certezza della pena e la legittima difesa previste nell'articolo 52 del codice procedura penale. Salutiamo anche la giornalista Sonella Bettin, buonasera. Buonasera. Ecco, che ci coadiuverà in questa intervista. Il tema qual è? L'abbiamo trattato sulle pagine, è capire perché quando ci sono dei reati, poi la giustizia in qualche maniera non riesce a mettere al sicuro diciamo, i malfattori nelle galere. In questi periodi abbiamo anche fatto dei periscope e abbiamo sentito anche dei personaggi, tra cui il sindaco di Scorzè, nonché consigliere Mestriner Giovan Battista, e anche Roberto Marcato, quale assessore, i quali concordano su una tesi fondamentale: mancano le carceri. Ma l'altro aspetto su cui si concorda è proprio la certezza della pena. Allora, vogliamo un attimo raccontare cos'è intanto accaduto mercoledì sera in via Pollanzani a tua madre? Sì, mia mamma stava chiudendo il negozio, aveva già chiuso il registratore di cassa, era entrata nel magazzino che c'è a sinistra appena si entra nel negozio per prendere la borsa, la giacca, e a quel punto, quando è uscita dal magazzino, ha trovato questo individuo che era entrato nel negozio e gli ha detto che era spiaciuta ma non poteva servirlo perché aveva già chiuso il registratore di cassa, e l'ha invitato ad uscire. Il signore è rimasto fermo davanti alla porta, dopodiché le è andato incontro e le ha detto: dammi i soldi e ti uccido. Nel frattempo, da quello che mi ha raccontato, l'ha presa alle spalle, l'ha presa con entrambe le mani sulla
bocca, ho cercato di soffocarla perché lei cercava di gridare in modo da attirare l'attenzione di qualche passante, e a quel punto l'ha spinta in questo magazzino, insomma in questo studiolo che c'è nella parte sinistra, lì c'è un divanetto, quindi l'ha sbattuta sul divanetto, l'ha sbattuto ripetutamente la testa contro il muro. E mia mamma cercava di gridare, in quel momento mi ha detto che l'ha visto precisamente in fronte, quindi il signore era camuffato, però si vedevano gli occhi, si vedeva il naso, che era un naso molto largo, poi magari vi dirò precisamente quello che mi ha detto di questo signore per poterlo identificare, e mentre si dimenava lui comunque le tirava dei pugni sulla testa, quindi una persona molto aggressiva, molto violenta. E mia mamma ha cercato di rovesciare un appendiabiti per capire se riusciva magari ad allontanarlo colpendolo, invece non ci è riuscita, e è riuscita però a togliergli gli occhiali, che adesso sono in possesso dei carabinieri, e è riuscita a graffiargli la guancia destra. A quel punto molto probabilmente ha lasciato la presa della borsa e il signore è scappato con la borsa. Lei l'ha rincorso, ha provato a inseguirlo, così è uscita, però a quel punto le sono mancate le forze, ha gridato, ha attirato l'attenzione di una signora che era al bancomat, che l'ha soccorsa, però il signore se n'era già andato a piedi verso le piazze. Quindi aveva studiato il tutto nei minimi particolari, si era presentato con dei guanti, quindi immagino signore, non ci siano. Com'era fisicamente, come era vestito? Il signore era di grossa taglia, mi ha detto un 56-58 di taglia, con una pancia esposta, cioè comunque piuttosto grosso, alto 1,80 m, 1,85 m, parlava in italiano perché ha detto queste poche parole, però con un accento straniero, quindi probabilmente una persona dell'est. Aveva una faccia larga, occhi chiari, carnagione chiara, capelli, non è riuscita a vederli perché aveva un giaccone blu cerato con un cappuccio che aveva appunto al capo, e aveva o una sciarpa o un maglione con un collo alto che gli copriva la bocca. E gli occhi chiari, ve l'ho già detto, lei è sicura di averlo visto al mattino perché era passato davanti al negozio e aveva notato questa persona appunto di grossa taglia passare davanti, stava guardando, non si è proprio affacciato alla vetrina, però l'ha riconosciuto perché era vestito esattamente nello stesso modo, aveva delle scarpe grigio scuro in camoscio. Il maglione, lo stesso mi ha detto che era grigio, poi vabbè, i vestiti magari si possono togliere, si può prestare più attenzione alle scarpe, che è uno degli elementi comunque a cui prestare attenzione. Per fortuna mia mamma è un'osservatrice, si ricorda queste cose, aveva questi guanti grigio scuro di lana, quindi ecco, questo è stato un episodio estremamente violento, che annuale credo non sia mai successo. Mia mamma mi ha proprio detto prima di quel momento non ho mai pensato potesse succedere a me, e questa è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché ognuno di noi poi si sente colpito nel momento in cui succede, invece bisognerebbe agire più sulla prevenzione, stare più attenti a particolari che possono succedere nel quotidiano. Infatti adesso c'è tanta paura, anch'io girando per Noale si percepisce proprio, anche le commesse hanno paura di qualcuno che possa entrare. Appunto, tu parlavi di prevenzione, come si può... Sì. Cioè, che cosa chiedere, cosa si può fare? Beh, è cambiata molto la situazione in via Polanzani da quando è cambiata la viabilità. Adesso c'è molto meno passaggio di prima, questo crea dei danni da un punto di vista commerciale, perché anche l'attività appunto ha avuto un calo, ma essendoci meno passaggio, questo determina anche una minor sicurezza. Al tempo stesso non ci sono telecamere, e questo, non che le telecamere possano risolvere la situazione, però possono essere quantomeno un deterrente, perché il malintenzionato, vi ripeto, se n'è andato a piedi,
fuggendo verso le piazze, quindi nel posto in cui in teoria dovevano esserci più persone, una telecamera, magari anche al mattino, visto che è passato anche di mattina, potrebbe averlo ripreso. Certo che se oltre alle telecamere e a tutti questi strumenti riuscissimo anche ad assicurare che poi, perché adesso questo individuo è libero. Questo individuo è libero, quindi è importante che... riuscissimo a prenderlo e una volta preso a tenerlo dove deve essere tenuto. Sì, penso che il grosso problema qui in Italia sia proprio l'assenza di certezza della pena, perché se una persona sa che può andare incontro a qualcosa che per lui non è conveniente, a un certo punto penso che si faccia anche uno scrupolo in più. Invece questa persona era senza scrupoli, era un violento, ha attaccato, ha aggredito una donna che era indifesa, era un bersaglio assolutamente semplice, perché da sola una donna in un negozio alle 7:30 di sera, a poco passaggio, c'era la nebbia, voglio dire, ha studiato tutto nei particolari, però era anche un bersaglio molto semplice. Tra l'altro tua madre mi ha anche detto proprio una, cioè per il solo gusto di colpire. Per il solo desiderio di far del male. Sì, per il solo desiderio di far del male gli è rimasta una paura incredibile, cioè ha paura anche a stare a casa e non oso immaginare la paura che dovrà affrontare quando dovrà tornare in negozio. Tornare in negozio di sera, alla stessa ora, con poco passaggio, magari in una serata d'inverno, la rimetterà sicuramente nella stessa condizione e rivivrà quei momenti. Quindi penso che al di là dei traumi poi fisici, che per fortuna non ha riportato fratture, l'attacca era negativa, ha delle botte molto visibili soprattutto sul volto e sulla parte alta del tronco, però il trauma psicologico sarà sicuramente quello più difficile da gestire, quindi quello che mi preoccupa di più in questo momento. Bene, Silvia Vitturi, volevo chiederti una cosa. Ho ascoltato la tua drammatica esposizione di quello che è successo a tua mamma e credo che c'è un problema che è la desertificazione di alcune aree urbane, che è forse uno dei problemi che viviamo di più oggi, con generato un po' dalla crisi, perché si sono svuotati i nostri centri cittadini, le nostre aree commerciali, no? Sì, questa desertificazione in qualche maniera ripone il problema che sono aree magari con meno attenzione, dove c'è più presenza di persone che non sono proprio, diciamo, nella legalità, ecco. Secondo te, questa cosa qui, quell'area dove si trova, si colloca in questo tessuto, cioè un'area desertificata, un'area dove c'è una bassa anche affluenza di gente, perché nel frattempo i negozi vicini, le aree, le parti commerciali vicini sono chiuse per effetto della crisi oppure no? Sì, pur essendo molto vicino al centro, perché via Polanzani, il negozio si trova proprio vicino alle poste, soprattutto nel pomeriggio ci sono molte meno persone. La viabilità che è cambiata nell'ultimo periodo, perché via Polanzani è diventata un senso unico, ha ulteriormente accentuato questo tipo di problema. L'apertura di centri commerciali porta meno persone negli esercizi di vicinato, negli esercizi dei centri, e quindi tutti questi aspetti concorrono ad avere meno persone per la strada, meno persone che possono collaborare per prevenire situazioni di questo tipo. Ecco, perché la domanda è fatta apposta, perché purtroppo io faccio un certo tipo di attività, non mi occupo di economia, e quindi ho notato che non c'è mai un'attenzione da parte dell'amministrazione pubblica o degli enti a considerare gli impatti economici e anche gli impatti di sicurezza nel momento in cui costruiscono delle aree commerciali in aggiunta a quelle che già ci sono. Che questo è una cosa che si deve fare preventivamente, studiando l'impatto di che cosa accade e soprattutto raffrontato al periodo economico in cui lo si va a collocare. Dico questo perché nell'area in cui stiamo parlando di recente sono stati aperti dei ipermercati, cioè c'è tutto un problema proprio di svuotamento generato dall'immissione di questa della grande distribuzione organizzata. Una delocalizzazione alla fine del commercio, e questo porta
a minor persone nei centri del paese. E quindi aumenta, e quindi il tasso aumenta di... la crisi, aumenta il rischio di situazioni di questo tipo. Certo. Sì, il, diciamo che il malintenzionato in questo caso è stato fortunato perché è riuscito a portare via dei soldi che non erano l'incasso della giornata, quanto piuttosto dei soldi che servivano per pagare i contributi INPS, quindi in quella fatalità. Però appunto bisogna stare molto attenti, cioè è importante per le che le persone si uniscano il più possibile tra di loro, che si conoscano tra vicini e che collaborino per identificare queste situazioni di rischio e prestino proprio attenzione a quello che succede nel quotidiano. Quindi penso che questa sia una delle strade, ci sono dei sistemi di sicurezza partecipata che iniziano ad entrare nei comuni e che secondo me devono essere presi in considerazione per aumentare la sicurezza del paese, perché le forze dell'ordine sono importanti ma non possono essere contemporaneamente in tutti i posti della città, quindi bisogna collaborare con loro perché si agisca sulla prevenzione e sulla sicurezza del paese. Ti faccio una domanda, il danno mi hai detto non sono stati pagati, cioè che praticamente vi hanno rubato la somma dei contributi previdenziali, ma anche se una somma che immagino sia piccola, ma questo minore introito genererà un problema all'azienda, cioè li pagherete poi i contributi o dovrete attingere, perché se non siete assicurati da quello che mi pare di aver capito, e dall'altra parte c'è un obbligo previdenziale, cosa succede? Sono già stati pagati, alla fine mia mamma è molto puntuale con i pagamenti, quindi ieri ha chiesto mia sorella di andare a effettuare il pagamento, quindi pagamento era la cosa che comunque mia mamma aveva ha ricordato nonostante tutto quello che sia successo. Detto ciò, è ovvio che... No, la domanda è fatta, ecco, giusto perché noi siamo cittadini, siamo pronti a pagare i nostri obblighi nei confronti dello Stato. Chiaro. Dall'altra parte noi vogliamo la sicurezza perché paghiamo e abbiamo bisogno di avere qualcosa di ritorno. Di un servizio di sicurezza che è sicuramente molto importante. Bene, amici, per il momento è tutto. Sernella, tu devi chiedere qualcos'altro alla signora? No, non so, magari invitare la gente anche a denunciare e non aver paura di... Sì, non abbiate paura, denunciate, perché è l'unico modo per poter individuare questi soggetti e anche per far capire che non siamo soli in queste situazioni, ma siamo tutti vicini per riuscire a risolvere questo aspetto. Gianluca Salviato è una persona che è stata rapita in Libia il 22 marzo del 2014 ed è rimasto in mano dei suoi rapitori per 243 giorni. Siamo qui per presentare il suo libro e all'indomani anche degli attentati che ci sono stati ieri sera in Francia, dove sono morte 128, mi dicono attualmente, sono 128 persone più un centinaio di feriti. Il libro, scritto insieme al giornalista Francesco Cassandro, editore You Can Print, è scaricabile anche tramite ebook o lo si può ordinare o lo si trova comunque nelle librerie. Allora, partiamo un attimo dalla storia di Gianluca. Quel 22 marzo, cosa è successo? Praticamente io la mattina sono andato in cantiere, come tutte le mattine. Io lavoravo in città a Tobruk, in centro a Tobruk, stavamo costruendo l'acquedotto. E sono passato in una parte del cantiere a controllare il lavoro che era stato fatto il giovedì, perché il venerdì i musulmani fanno festa, è come forse per noi domenica. E sono passato di lì a controllare il lavoro delle squadre, sono entrato in una via laterale, sono stato superato da un'automobile, un pick-up che si è fermato prima davanti a me, e sono scesi quattro uomini che si tiravano giù il cappuccio con la cappa in mano, col Kalashnikov in mano. Ho capito subito che era un po' una cosa strana, allora ho messo la retromarcia e sono tornato indietro a tutta velocità. Io avevo un pick up di grossa cilindrata, un 4x4, e pensavo di riuscire a passare l'angolo della via, perché la via era molto corta,
dove avevo i miei scavatoristi che nella cabina dell'escavatore hanno sempre il Kalashnikov. Invece mi è arrivata un'altra macchina da dietro, mi ha tamponato, mi ha bloccato. Una delle persone che era nella macchina precedente è arrivata a fianco, mi ha puntato il Kalashnikov alla tempia, mi hanno tirato fuori. Gli scavatoristi hanno sempre il Kalashnikov? Sì, i libici sono tutti armati. Tutti armati? Tutti armati, non è un popolo che gira sempre armato. Quindi. Dopo la rivoluzione avevano tutti le armi, quindi... Loro lo tenevano nel Kalashnikov nell'escavatore perché avevano paura che lasciandolo lì magari l'ora di pranzo o cosa qualcuno andasse a rubargli e loro erano pronti. Il libro emerge anche che ti hanno preso perché avevi l'auto sbagliata, io, un'auto di grossa cilindrata. Girando per i cantieri, siccome sono tutti terreni, è tutto deserto e roccia, noi avevamo tutti i mezzi di grossa cilindrata, io avevo un pick-up Toyota 2007 4x4. Loro nella mentalità, se tu sei il capo, hai la macchina grande, no? Io faccio site manager, sono un capo cantiere. Loro pensavano di prendere un ingegnere, no? Quindi macchina grande, capo grande. Loro ti dicono Kabir Sayara, Kabir Mudir. Grande macchina, grande capo. Dal libro emerge proprio, ci sono alcuni episodi che ho letto il libro e mi sono proprio rimasti in testa, tipo emerge proprio la sofferenza di una persona, tanto che ad essere qui adesso con te, dopo aver letto quello che tu hai sofferto lì, mi chiedo, è talmente sorprendente che tu sia ancora vivo. Mi è rimasto in mente il calendario fatto con un bastoncino. Cosa facevi in quei giorni? Come si affronta lì la sofferenza e come sei riuscito a non sforare nella pazzia praticamente? Primi tempi, quando vieni, hai un momento, hai primi tempi che sono di confusione e incredulità, no? Perché non pensi che possa capitare a te una cosa del genere. Io ho cominciato nell'88 ad andare in giro all'estero, no? E metto in conto di tutto, metto che cada l'aereo, che possa fare un incidente sul lavoro, adesso che ho 50 anni posso fare anche un infarto, metto tante cose in conto che mi possano capitare, soprattutto perché vai in paesi piuttosto difficili. Primi giorni, primo mese e mezzo, due mesi, hai il terrore, sei impaurito, non riesci a capire per quale motivo e perché ti trovi in quella situazione lì. Poi io sono abbastanza razionale come persona, no? Quando l'abitudine di stare all'estero mi porta ad adattare a me l'ambiente in cui vivo, no? Per esempio io ho la mia stanza sempre quando sono fuori, quindi ci metto le mie cose, mi compro degli oggetti, la rendo accogliente, la rendo mia. Lì dentro la prima cosa che ho pensato, ho detto non devo perdere la cognizione del tempo, perché se perdi la cognizione del tempo perdi la razionalità, perdi tutto. Allora i primi giorni ho cercato di memorizzare la data, tenere a memoria la data, poi ho cominciato a girare per quella stanza che avevo, che era una stanza 4x4, c'era un armadio, un cassettone, un comodino e un materassino così dove dormivo io. E ho trovato questo bastoncino lungo una decina di centimetri e l'ho spezzato da pezzettini e componevo la data ogni giorno. E ogni giorno io ho composto la data, quindi sono riuscito. Ho sgarrato di 3 giorni però alla fine, però comunque ci sono stato. Che tu avevi chiesto anche carta e penna e loro non ti davano, cioè te l'hanno data il 5 luglio se non sbaglio. Dopo 76 giorni me l'hanno data. Mi hanno portato, io avevo chiesto carta e penna perché un giorno avevano cambiato di casa, tutto in un colpo. Io pensavo di essere liberato quella sera là perché parlavano di Tobruk, io l'arabo un po' riesco a interpretarlo, quindi avevo capito più o meno il discorso che ci spostavamo da un'altra parte. E sembrava che andassimo a Tobruk e mi riportassero indietro. E mi hanno portato in un'altra abitazione e mi hanno messo in una stanza molto piccola.
e il cibo era scarso e di cattiva qualità, quindi avevo problemi di stomaco. Io un giorno ho preso e ho perso un po' la testa, ho cominciato a battere sulla porta, a urlare che mi liberassero. E poi sono entrati con la pistola al Kalashnikov, mi hanno detto stai seduto, stai calmo. Allora lì ho chiesto della carta e della pena per scrivere, gli ho detto perché sennò vado via di testa, divento matto, ho bisogno di scrivere, di fare qualcosa. Dopo... Eri sempre perfettamente lucido. Però. Sì, sì, non ho mai perso condizionale di causa, cioè io ero sempre lucido. Dopo 20 giorni che mi hanno riportato nell'altro alloggio, mi hanno portato della carta e della pena. E quello mi ha aiutato parecchio comunque a stare, perché io scrivevo qualsiasi piccola stupidaggine che mi passasse per la testa, quello che facevo. Scrivevo molto piccolo e molto fitto per consumare poco la carta e poco l'inchiostro della penna. Adesso con gli iscritti, non sai, tu non li hai con te? No, no, in 8 mesi, diciamo in 6 mesi da quando mi hanno portato la carta, avevo scritto 4 quaderni e un 150 fogli in A4. Scrivevo tutto, mi scrivevo ore, e però non mi hanno dato nulla, se lo sono tenuto, non mi hanno lasciato nulla. Quando sono uscito da lì sono venuto fuori con una bottiglia di acqua e zucchero e basta. E la tuta della ginnastica che avevo addosso da 8 mesi. Ho letto anche che cioè, si percepisce proprio una persona che entra in contatto con... Sebbene loro comunque, cioè, era impossibile instaurare un dialogo con queste persone. Sì, non è possibile. Però tu emerge proprio come tu conoscessi loro addirittura più di quanto loro conoscessero loro stessi. Questo lo vedo anche a pagina 69. Quando dici, chi non ha vissuto un'esperienza come la mia neppure immagina quanto sia vitale conquistare un minimo di controllo del mondo che ti circonda, quanto sia essenziale riuscire a interpretare i rumori, i suoni, dare un senso a quanto avviene nella stanza accanto. Cioè tu capivi perfettamente i loro silenzi, il loro timbro di voce, le entrate, le uscite, il loro stare attenti in piedi davanti a te. Cioè, cosa ti volevano dire? Era quello... con il passare del tempo, no? Io avevo questa stanza da 4x4 e di là della porta c'erano loro, no? Io dicevo quelli dall'altra parte, no? Tra me e me parlavo. E cominci a capire, cominci a imparare i nomi. Cominci... soprannominato Milan. Tra sì, perché gli era milanista, no? Mi diceva che era milanista, allora l'ho soprannominato Milan. Cominci ad associare i nomi e associ le voci e poi cominci, perché ascolti, io almeno ero molto portato ad ascoltare, io sono anche con il lavoro che faccio, devo essere osservatore, devo memorizzare e devo ascoltare parecchio, no? Perché poi ho a che fare con parecchie persone. E quindi lì sono riuscito, dopo i mesi, perché non è una cosa che sviluppi in poco tempo, però riesci a sviluppare l'olfatto, e l'udito, la memoria, riuscivo a riconoscere che per esempio era Allam quello che stava camminando perché aveva un passo molto più lento e felpato degli altri. Per esempio Ashraf, che è un altro, che era uno dei capetti, un altro personaggio, lo riconoscevi dal modo di camminare, dal modo di muoversi, era uno che si muoveva rumorosamente avanti e indietro, camminava parecchio per tutta la giornata. Quindi riuscivi a capire dal tono di voce e anche da come russavano a volte la notte chi era che russava. Però è una cosa che ti viene, secondo me, lo abbiamo all'interno, è istintivo. Poi io ci ho messo anche del mio perché ho prestato molta attenzione a quello che facevano, perché ogni rumore è indicazione di qualcosa. Capisci? Questo libro... Loro ti hanno dato carta e penna dopo 76 giorni, sì. Quindi tutti i tuoi pensieri, emozioni, stati d'animo dei 75 giorni non sono stati annotati. Questo libro come ti è servito? Cioè, diciamo che comunque da un'esperienza così devastante e tragica ne è nato un frutto? Io sono ottimista di carattere, no? Non credo mai, cioè anche se una cosa va male, però cerco sempre di tirarne fuori
lato buono, non resto lì a dire ah guarda è andato male o oh, che brutta cosa che ho passato, cerco sempre comunque di tirare fuori il lato buono perché sennò non riuscirei, credo, ad andare avanti abbastanza sereno. Lo scrivere il libro è stato un modo per raccontare, far capire agli altri cosa si prova quando si è in una situazione del genere, no? Io per esempio, ti faccio un esempio, quando vedevo prima di essere rapito che magari c'era qualcuno che veniva ucciso, no? In quelle situazioni in cui tagliavano la testa, o per esempio ho visto l'esecuzione di Saddam Hussein quando lo impiccavano, mi chiedevo sempre come facevano a essere così calmi, no? Così tranquilli davanti alla morte, perché ce l'hai lì. Io l'ho scoperto lì dentro, no? E ho scoperto che ti accade qualcosa che ti mette in una situazione in cui tu non hai più paura di morire, capito? È come una specie di ottundimento. Sei ovattato. Sei come ovattato, tu non senti rumori, non senti nulla e non hai neanche paura di morire. Capisci? Quindi io ho pensato, scriviamo, ci è voluto Francesco per farmelo scrivere, perché ci sono state un po', è stato lui che mi ha spinto a mettere giù questi pensieri. E credo che possa servire a far capire alle persone quanto si soffra quando si è in una situazione del genere. Come se ne esce da... Cioè, a te il libro è servito, comunque ti ha svuotato. Certo, ma è un modo anche per poter scaricare quello che hai dentro e per riuscire a non farlo restare pesante. Certamente la cicatrice ti rimane, perché è una cosa che non ti va via, però una cicatrice te la tieni, è come una ruga, no? Ce l'hai e te la devi tenere e cerchi di tenerla al meglio possibile. Però ne stai facendo anche il tuo punto di forza, perché... Io mi credo, io credo che dopo l'esperienza che ho vissuto, io ho cambiato completamente la mia scala di valori dopo l'esperienza che ho vissuto. Per me prima la cosa primaria era fare carriera e il lavoro, perché poi il lavoro ti porta i soldi e ti porta a far star bene la tua famiglia. Ho sempre girato, è una cosa che mi piace anche fare, girare, perché comunque associare il lavoro a poter vedere il mondo è una cosa che mi piace fare. Però se, ti faccio un esempio, oggi dovessi scegliere di andare in Iraq a 10.000 euro al mese e lavorare qui a 2.000, scelgo di lavorare qui, ma non perché ho paura, perché sto più vicino alla mia famiglia, sto con mia moglie, anche se mia moglie tante volte mi ha seguito, quindi però io mi sono reso conto che è proprio cambiata completamente la mia scala di valori. Certo sì, c'è la carriera, c'è il lavoro, però... Ho trovato forse l'equilibrio che prima mi mancava. Ok, quindi una rinascita. Sì. Guarda, essere uscito vivo da una situazione del genere vuol dire che mi è stata regalata un'altra vita e penso che altri 50 anni me li vivo. Bene, noi ci siamo scambiati con la giornalista. Anche perché io Gianluca lo conosco da un po', no? Ci siamo conosciuti proprio appena eri uscito. Certo. E io volevo chiederti una cosa che se hai voglia di condividere con noi. Ritengo scandaloso, io mi occupo di economia, fisco, tributi, lo sai, no? E quindi seguo la parte imprenditoriale e aziendale. Ritengo scandaloso e vergognoso quello che poi è stato il post della tua liberazione in termini del rapporto che c'era col tuo datore di lavoro, perché non so se vuoi raccontarci tu qual è stato il premio di questi 6 mesi, 8 mesi di reclusione, come ti ha premiato il datore di lavoro? Il licenziamento. Questo è lo scandalo sopra lo scandalo, che è vergognoso. Guarda, mi sento, quando l'ho saputo, mi sono sentito veramente umiliato come soggetto che opera in un mondo economico, perché una cosa così non deve esserci, ma d'altronde bisogna farci il callo perché succede spesso e volentieri. Nicola, tu se fossi stato un datore di lavoro, ti sarebbe mai passato per la testa di
operare in un senso, cioè, avresti mai licenziato Gianluca? Tu che sei anche tu un datore di lavoro, ma sono anch'io. Non potrei risponderti su una cosa che a me non passerebbe neanche per la testa. Cioè, non mi pongo neanche, non saprei, non è una cosa che nelle mie corde, nel mio modo di pensare, che dire, se non appunto scandaloso, ecco, è anche incredibile così a raccontare. E nella incredibilità della faccenda, quella che è l'altra cosa che io voglio anche denunciare, perché bisogna premiare gli imprenditori quando vanno premiati e sicuramente evidenziare quando fanno delle azioni che sono indegne della parola essere umano. E nel corso della tua, diciamo, quando sei stato, diciamo, recluso ed eri rapito, il datore di lavoro ha pagato gli stipendi che doveva pagarti mensilmente? Sono stati pagati, io sono arrivato a casa, mancavano 3 stipendi, poi siamo andati a recuperarli in qualche modo. Ma il recupero è stato successivo, ma quando tu non no, c'eri la tua venivano famiglia... pagati o in ritardo non venivano pagati. Quindi. Se non ho capito male, la tua era una famiglia monoreddito, cioè lavoravi tu? Per solo io, perché Katia era rimasta a casa dal lavoro, era stata licenza, aveva terminato il suo lavoro. Questa è l'aggravio, cioè il danno, la beffa e quello che ci va dietro. Credo che di queste cose sul libro non ne hai parlato, devo ancora leggerlo, ecco perché. Però questo ci deve far riflettere, perché c'è un'etica per essere imprenditore. L'etica è che il dipendente e comunque la persona che hai a che fare, il collaboratore che è un essere umano, cioè io non capisco e non accetto, e assolutamente voglio che ci sia quella puntina di, scusatemi il termine, disprezzo per chi fa e si comporta in questa maniera qui, cioè non è umanamente possibile. Detto questo, Gianluca, il tuo futuro, allora hai scritto un libro... Che non mi sarei mai aspettato di fare in vita mia, perché io faccio il tubista, quindi lo so. Mi sarei... Grazie all'aiuto di Francesco Cassandro, che ha avuto molta pazienza e tenacia. Ma i tuoi progetti per il futuro? Allora, io comunque sto guardando per tornare fuori a lavorare, perché comunque il mio mondo è fuori, perché... Per le specializzazioni e le qualifiche che io ho qui in Italia c'è poco o nulla. Spero di trovare una buona azienda e sto facendo colloqui con buone aziende e di riuscire a portare anche mia moglie con me, però sempre con me base in Italia, perché questa è casa mia. Sei un italiano, come sono si un italiano. Dice, è vero. Volevo chiederti un'altra cosa, perché anche questo è una cosa che abbiamo condiviso, c'è quell'altra, Nicola dopo ci dice anche tu cosa ne pensi, quell'altra vergogna italiana, che sono i due marinai, che sono uno è tornato a casa e uno è ancora lì, so che tu hai i due Marò. Esatto. So che tu ti eri speso, perché ricordo l'anno scorso avevamo fatto un qualcosa, certo, per cercare di risolvere questa situazione, cioè che almeno a livello diciamo di Farnesina si adoprassero per portarli a casa. E hai avuto novità? Cosa vedi a distanza di un anno, secondo te? Come la vedi? Io lo seguo, perché c'è anche Nicola Marenzi che ha il suo blog, no? Tramite lui seguo, poi sono informato. È un discorso ancora molto lungo. Secondo me noi come paese siamo stati un po' teneri. Non abbiamo, adesso stiamo forzando un pochino, abbiamo cercato di non andare a infastidire il gigante indiano, no? Però io credo che bisogna portarli a casa, perché nella mia testa non si lascia indietro nessuno, soprattutto un compatriota non si lascia indietro, lo si porta a casa sempre. Poi in caso avessero sbagliato, avessero fatto, gli si fa il processo, lo si fa a casa nostra, perché anche comunque noi non accettiamo di estradare persone in paesi dove c'è la pena di morte, quindi non possiamo accettare che i nostri Marò rimangano lì dove c'è la pena di morte. Devono tornare a casa e poi... in caso ci fosse un processo lo affrontano qui a casa. E quindi, come si dice Gianluca, secondo te
tu che hai girato molto per il mondo, quando sei italiani all'estero cos'è? Sei un cittadino di serie B? Guarda, negli ultimi anni no, forse qualche anno fa sì, io so però che per quello che riguarda me e per quello che riguarda tutti gli altri rapiti e anche le persone che hanno bisogno, io ho visto sempre dove sono andato che le ambasciate sono sempre state presenti per qualsiasi cosa, con noi, con me, con la mia famiglia, la Farnesina, e io so anche con le altre famiglie di altri rapiti, di chi è stato liberato prima di me, è sempre stata presente, ha fatto quadrato e ci hanno sostenuto. Il caso di Marò è un caso particolare. Probabilmente lì all'inizio non si doveva, cioè si legge che ci sia una montatura dietro anche da parte degli indiani, poi primario è portarli a casa. A luce di questo, Nicola, tu cosa ne pensi come imprenditore? Beh, riguardo al comportamento, diciamo, anche, soprattutto etico, siamo fuori da ogni logica, da ogni logica imprenditoriale, direi. Riguardo al discorso dei Marò, qua si parte, in Italia purtroppo anche su questa cosa, secondo me c'è proprio i due pesi, due misure. Quando, ricordo che quando sono successi casi analoghi che hanno coinvolto gli italiani, insomma, abbiamo avuto due caccia americani che quella volta che tirando giù il Cermis hanno ucciso 32 persone, mi sembra, in un colpo solo, e se ne sono ritornati a casa loro in tranquillità, ma anche altre volte sono successe che persone non italiane che qui hanno combinato dei guai, poi se ne sono tornati a casa tranquillamente. Noi qui due Marò siamo davanti a un caso discutibile, perché per esempio il Cermis avevamo la sessione di Strude, lì siamo davanti a un caso discutibile dove gli indiani portano una teoria e i nostri Marò ne portano, tra l'altro erano acque anche territoriali, quindi internazionali, quindi non territoriali, quindi insomma è tutto, tenerli là non ha senso, ed è una violenza anche, è una violenza perché comunque queste sono persone che hanno una famiglia, che hanno una loro vita anche, e quanti anni sono? 2, 3, 4 anni che priviamo delle persone, comunque sono privati già della loro libertà, su un fatto che è tutto da certificare. Questo è, ma questo è forse anche il frutto del fatto che sempre dell'andazzo che abbiamo nella politica italiana, che anche nell'estero evidentemente non sa gestire queste cose bene. Noi andiamo è un po' anche non riusciamo ad avere la certezza della pena qua, e neanche la certezza che un nostro concittadino che all'estero gli succede una cosa da verificare possa avere, insomma, il giusto giudizio e la giusta, comunque devono essere giudicati qua in Italia, questo sì, almeno questo mi sembra indiscutibile, insomma, come tante persone che magari sono qui regolarmente ora sono giudicate al loro paese. Sono questi vizi, diciamo, questi vizi di procedura nel gestire certe vicende giudiziarie che, insomma, lasciano a pensare che c'è qualcosa che non va. Bene, allora siamo arrivati anche per questa puntata del Faro alla sua conclusione. Io vi consiglio, lo si trova ovunque questo libro, compratelo perché è di Gianluca Salviato. È un cittadino, un italiano vero, ve lo consiglio. Grazie. È sicuramente Gianluca, sai che è tutto. Ricordiamo l'editore You Can Print, lo scaricate in ebook, lo potete ordinare, ve lo spediscono a casa, se no lo ordinate e lo trovate nelle librerie. Perfetto. E credo anche, Gianluca, che troviamo scritte magari delle cose che i telegiornali non ci dicono, che la grande massa di informazione non ci fa conoscere, e magari qui da una persona che le cose le ha vissute, certo, scopriamo anche quel po' di verità che ci serve in più per valutare le cose. Noi ci rivedremo con il Faro giovedì 17 dicembre, anticipiamo dall'ultimo giovedì al 17, in quanto l'ultimo giovedì è fine anno. No. Ci troveremo tutti per farci gli auguri, per chiudere la sessione del 2015.
Un saluto a tutti, grazie Gianluca, grazie a voi. Nicola, grazie alla a voi. Prossima, un saluto.